Guarda che bel comunicato hanno rilasciato quegli schifosi. Buongiorno. Buongiorno. Irène Frachon, Flore Michelet. Buongiorno. Flore studia farmacia a Rennes. Scusami, eh. Ti rendi conto, sì, che questa è l'unica informazione di cui dispongono i medici? Non torniamoci sopra. Abbiamo fatto la nostra parte. Tocca alle autorità a prendersi le loro responsabilità. Quelli se ne fregano altamente. Credi che chiameranno i pazienti per testimoniare a favore? Alla farmacia di Landeneuc continuano a smaltire lo stock per venire incontro ai clienti, da non credere! Che cosa vorresti fare adesso? Cominciamo con le bombe? C'è un crimine dietro a tutto questo. E vittime che lo ignorano per di più. Grazie. Ho fatto quello che potevo. Ora ho un gruppo di ricerca sulla trombosi da dirigere. Ho un rapporto scientifico da presentare. Ma non vedi che sta succedendo? Ma svegliati, cazzo! Siamo davanti a un atto criminale, oh! Persona a cui non interessa nulla della salute della gente. Se il sistema è corrotto, spetta a noi, noi medici, di batterci perché le cose cambino. Tu da che parte stai? Dalla parte degli stronzi, sì. Dalla parte dell'industria del tabacco, da quella dell'alcol anche, perché ti ricordo che sono ancora venduti liberamente. E beh, sono un venduto, ebbene sì, sono un venduto. Su, continua a trattarmi da stupida. Ti ripeto che abbiamo fatto la nostra parte. La cosa non ci riguarda più. Se la gente non sa di essere stata esposta a un veleno, porca puttana, certo che ci riguarda. E i tuoi pazienti? I tuoi figli, tuo marito, ti riguardano? Cosa? The pig. Senza palle. Ti è più chiaro così? È a causa proprio di gente come te che siamo a questo punto. Oh, sì, beh, io non so niente. Oh, non ho visto niente io. Oh, allora, beh, guardate negli incartamenti. Oh, attenzione, oh, c'è gente che muore. Ah, beh, non lo so. Non ho visto niente. È più facile mettere la polvere sotto il tappeto, eh? Credi che gridare serva a qualcosa? Non avresti mai potuto farcela da sola, perché non sei competente. Allora adesso tu e le tue palle d'acciaio uscite da qui e vediamo un po' come te la cavi. Ciao, grazie e arrivederci. Quella era Irène Frachon. Volevi vederla? Beh, l'hai vista.